Eccoci qua, regà, con la nuova Obey 10F, regà, la nuova Audi. Allora, facciamo questa reaction a questo veicolo assurdo, ragazzi. Modifiche, io mi aspettavo qualcosa di esclusivo, qualcosa di un po' più carino, ma invece devo dire che sono sempre i soliti paraurti, sono sempre i soliti gadget, sono sempre le solite cose. Io penso che con un'uscita di queste macchine, queste due macchine che stiamo attendendo, a parte che oggi finalmente l'Audi è uscita, devono metterci qualche modifichina un po' più nuova, qualcosa di nuovo, ragazzi, cioè, perché fondamentalmente questo aggiornamento, questo ultimo aggiornamento che hanno fatto, questo DLC, non si può chiamare DLC, non è che sia stata una grande cosa. Infatti, anche per colpa di questa cosa, io un pochettino mi sono allontanato dal canale, ragazzi. Ma non è tanto il fatto solo di GTA, il fatto è anche che comunque sia a una certa età, ragazzi, non possiamo campare solo di YouTube avendo 2300 iscritti, perché non ci compriamo neanche le patatine ogni settimana. Quindi, nel senso, non è che mi sono allontanato perché non ne ho più voglia, ragazzi. Ho rallentato un pochettino i ritmi semplicemente per il fatto che bisogna lavorare veramente, non facendo solo lo youtuber. Lo porterò sempre, è una cosa che farò all'infinito, a volte magari un pochettino più contenuti, a volte un po' meno, a seconda di ciò che uno fa durante la vita. Io in questo momento ho avuto una settimana un pochettino più piena, quindi ho dovuto rallentare un pochettino. Fanno sempre piacere, ragazzi, le donazioni, perché comunque sia le donazioni, il vedere un po' di guadagno nel canale è sempre ben accetto, è sempre simbolo e senso di sprint per fare delle cose, perché effettivamente noi non ci guadagniamo niente, iniziano a guadagnarci persone che hanno veramente tanti iscritti, ma veramente tanti. Comunque, partiamo con la reaction a questo veicolo assurdo, perché è veramente, veramente bello. Per carità, le modifiche non sono tantissime, è bello, io l'ho provato sull'asciutto, sul bagnato, in questo caso è sul bagnato, ragazzi, ma vi posso assicurare che come tenuta sull'asciutto, regà, è fantastica. Se sapete guidare il veicolo, va bene. Ovviamente non è un veicolo che va bene dove ci sono avvallamenti o marciapiedi, come potete vedere si incastra sempre, sul bagnato fa cacare, però per il resto, ragazzi, costa poco, va forte, tiene nelle gare, secondo me è un ottimo veicolo. Negli impatti, ragazzi, è un mostro, sembra di avere veramente un camion, perché quando andiamo a sbattere contro le macchine sul bagnato si gira un pochettino perché è normale, scivola, ma sull'asciutto, se voi ci provate, quando andate a sbattere contro i veicoli non si fa assolutamente niente, sta macchina rimane piantata lì, non si muove. Quindi, a che dire, ragazzi, il veicolo moddato è così, si prospetta in questa maniera. Io l'ho fatto con una mia vecchia base, con una Ignus che avevo droppato. Se qualcuno è interessato, contatti Salvatore, trovate su Telegram nel gruppo di Next Gen, ragazzi, per recuperare questa auto se la volete nella vostra collezione, ragazzi. Ci scrivete nel gruppo di Telegram Next Gen e lo trovate. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like se è così e sbada bam, raga, alla prossima.